Allora ragazzi, prima di vedere l'episodio volevo dire solo una cosa, questo è il primo episodio di due che usciranno oggi, sono lo speciale Halloween, volevo fare un unico episodio ma vedrete poi durante l'episodio, l'ho detto, questo lo sto registrando a fine episodio, volevo fare solo rapidi pezzi, gli ultimi pezzi delle miniere abbandonate, solo magari eventuali bowl che trovo per poi costruire la zucca di Halloween, cioè la farm di zucche a forma di zucca per le speciali Halloween, però siccome poi nelle miniere ho trovato il mondo, ho perso un sacco di tempo eccetera, ho fatto un unico episodio da una ventina di minuti e passa di la seconda parte in miniere abbandonate, poi sono tornato in base e adesso alle 7 poi uscirà un secondo episodio in cui faremo una farm di zucche a forma di zucche per lo speciale Halloween. Quindi mi raccomando, ragazzi, adesso alle 3 questo è il primo episodio, alle 7 ci sarà un secondo episodio, non perdetevelo. Ciao a tutti ragazzi, qui Alec, oggi siamo qui per l'episodio speciale di Halloween. Avevo detto, ok, mo mi faccio il done, mi finisco di vedere la miniera, tanto penso manchi poco, poi esco fuori, mi preparo, perché oggi voglio fare una farm di zucche a forma di zucca. Una cosa figa, che richiederà un botto di tempo, però ho detto, se incontro qualcosa di figo, mi fermo e registro. Quindi, alla fine, adesso ho deciso di, dato che ho incontrato questo altro baule di merda, e ho preso una svaria di ferro barra carbone ancora. Ho detto ok, ad ogni baule che trovo, dungeon, disbob spawn, eccetera, mi fermo e registro, ma non vi faccio vedere dai due pezzi perché oggi andremo a fare la farm di zucche stile Halloween. Però qua ho trovato qualcosa di speciale, semi di barbabietola. What the fuck? Cosa sono i semi di barbabietola? Non ne conosco nemmeno. Una mela d'oro, una marea di binariche. Stiamo raccogliendo tutti, ce l'abbiamo tipo troppi. E quindi GG. E adesso andiamo avanti, taglio i pezzi e se incontro qualche altro baule figo ve lo dico. Ah, un'altra cosa ragazzi, mi avete detto molti nei commenti che sto sprecando il piccone per tutto. Però, what the fuck? Dove esci tu, eh? What? Dove vuoi far prendere? Cazzo fa, mi viene addosso, coglione? Dico, mi avete detto che questo qui lo dovrei usare solo per le miniere, solo per i minerali, eccetera. Ed è, ci avete anche ragione da un certo punto di vista. Il problema è che quello che voglio dire io è che comunque poi con i diamanti posso ripararlo volendo, cioè non è che sono obbligato, cioè non è che mi si distrugge, quindi non vedo qual è il problema, anche perché più che altro non ce n'ho un altro. Oh, io mi devo rifare lo scudo comunque, raga, che se no non posso parare un cazzo e qua è pieno dei mob e levate dal cazzo. Ero quasi abituato a non vedere mob, ce ne stanno pochissimi, ce ne sono stati. Comunque, ragazzi, qui vi prendo dai e tutto, taglio il pezzo e appena incontro qualcosa di figo. Comunque, scrivetelo nei commenti se può riparare. Io penso di sì, cioè l'ho sempre fatto. Pure se è incantata, se può riparare con i diamanti. Quindi, scialla, anche perché essendo pure veloce a togliere la roba, mi fa comodo. Quindi, boh, ditemi voi. No, ragazzi, questo lo devo far vedere. Allora, ragazzi, da questa parete ogni singolo blocco che ho tolto, vedete tutto questo spazio, era carbone. Tutto, regà. Tutto, non ho tolto pietra. A parte queste diorite l'ho dovuto buttare perché ero pieno di carbone. Era tutto carbone, ragazzi. Era il più grande giacimento di carbone che io abbia mai trovato da quando gioco a Minecraft. C'ho troppe stacche con Fortuna 3. Troppe. Sto trovando troppo carbone. Oh mio Dio. Ok, ragazzi, questo è un altro baule. Aspettiamo un attimo che levo quella sorgente d'acqua. Perfetto. E c'è un'altra mela d'oro. Comunque è enorme. Queste mineshaft sono enormi, ragazzi. Non c'ho più spazio per carbone, what the fuck? Cos'è questo? Via. Queste sono buone. Che buttiamo via? Le ossa, cioè abbiamo il mob spawner. Porco due, oh. Pure io sono furbo, raga, pure io sono furbo. Invece di buttarle, invece di metterle qui dentro. Ok, me le sto. Allora, queste binari ci abbiamo ancora. Cioè abbiamo due stack dei binari, questi impowerati li prendiamo, però posiamo rabbia di ragno ovviamente, ci prendiamo il carbone che tanto ne troveremo mille altri, poi le staccionate via e il ferro che se troviamo è sempre buono. Due mele d'oro, ottimo proprio, raga, sta cazzo di cosa miniera è infinita. What? Ah, ma questo era quello dove c'era l'acqua, ecco, quello dove c'era l'acqua e mi cascava in testa, raga, vi ricordate? Lì al mob spawner. What? No, no, porco due, mi ha avvelenato, mi ha avvelenato. Oh, pezzo di merda, figlio di puttana, figlio di puttana. What? Ma da dove esce? C'è uno spawner di quelli non spawnano. Che spawnano così a caso? Figlio di puttana.
Cazzo era uscito, mica l'avevo visto. Comunque ragazzi, vi taglio il pezzo, questo episodio verrà tipo stralungo, ma è lo speciale Halloween, quindi vi divertirete a vedere me che finisco le cose più fighe in miniera e poi me che costruisco una cazzo di farm a forma di zucche. Guardate un po' dietro, qui c'era la ghiaia, guardate che ho trovato un altro passaggio. What the fuck, sta cazzo di cosa è enorme. Qua ci sono stato. What? What, mate? Avevo torto le fiaccole da là, oh. Cioè, avevo messo le fiaccole, no? Cazzo spawnano i ragni a caso? Ancora? Oh, mate, non puoi spawnare qua, oh. Io poi sono handicappato, vabbè. Quello è un altro discorso. Ferro là? Buono. Cazzo fa a spawnare qua i ragni, oh? Comunque. Noi veniamo da qua, che è molto più interessante. No, oh, vabbè, pure tu, ma che cagazzi, si è levato dal cazzo, oddio. Ah. Quel carbone lo lasciamo. Una strega, oh merda. Tutta sta lava più la strega è un po' un problema, eh. Allora, leva sta cazzo di lava. Già va meglio. Aspetta, metti, usiamo la densite, tanto sti cazzi da densite. Facciamo così. Ok, e quella è tolta. E poi andiamo a ucciderla, semplicemente. Ah, con l'acqua brutta stupida. Che mi hai droppato? Che mi hai droppato? La merda mi hai droppato. Qui sotto dove si va? Ah, mi sa un posto dove già andavamo, dove cascava la lava. Vediamo un po' più avanti. Ok ragazzi, ho visto un altro baule. Merda, ma quanto è grossa? Oh, la targhetta per il cavallo. Proprio lei volevo, proprio lei. Allora, prosiamo un attimo questa densite e la prendiamo. I semi di cocombe non abbiamo già un po', quindi li riprendiamo. Anche questi possiamo prenderli tranquillamente. Anche questi binari, quanti ne posso prendere? Vediamo un po'. Tutti. Le torce ovviamente si prendono. Perfetto, abbiamo preso tutto da qua. Madonna, raga. So veramente a prendere tanta roba, questo episodio verrà tipo lunghissimo, infatti ritaglio il pezzo, raga. Allora ragazzi, in pratica, boh, sono tornato indietro ma ho trovato altra roba. Cioè questo non l'ha, quell'altro l'avevo tipo levate tutte le ragne a dire guarda, 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 stanno a spawnare. Oh no. Sono lentissimo questi, sono spider di merda, porco dio. Me se lanciano addosso, figli di puttana, oh. Fammi mangiare la carne. Mi vanno a mettere veloce le fiaccole. Merda. Vabbè, ma quello lo distruggo proprio. Affanculo, pezzo di merda. Tanto ce n'ho due normali. Che cazzo ci faccio con ste merda? What the fuck? Guardate, regando, cazzo, mi hanno sbucato ste ragnatele. Lì giù c'è oro. Che palle, però. Aspettate, lì giù c'è oro. Aspetta l'oro. L'oro è abbastanza comune. Oh, ecco qui. Qui c'è un altro baule. What? Se l'acqua me lo fa raggiungere. Comunque, me sto a nervosina cifra con quest'acqua. Ah. Allora, niente di che. Speravo diamanti, porca troia. In realtà no. I semi di zucca, in realtà ce ne abbiamo un bovato. Scusa, questi che so, binari attivatori. Questi sono quelli alimentati. Che palle. Non so veramente... Ah, la pala di ferro fanculo. Cioè, voglio dire, questi mi vivo proprio. Ma pure i bastoncini fanculo. Fanculo. Più altri binari, pure i semi di zucca, poi al massimo i semi di zucca e butto. No, raga. Vi ricordate l'oro? Ecco, sono cascato in un canyon. Porco Giuda, ma che cazzo è, oh? Ma che so, ti stimò? La lava infinita, vabbè, raga. Dove cazzo stava poi l'oro? Avevo visto, stava tipo a parete. Io. Sono sceso con l'acqua per risalire poi con l'acqua, ma... Ma coglione. Che vuoi fare? Ok, qua è chiuso. È pieno di ferro, carbone, eccetera. Di là pure si va e vedo una luce lì. Sta distesa di lava, ci sarà qualche diamante? Ci abbiamo la roba, ecco lì, l'oro sta là. Allora ragazzi, raccolgo tutta sta roba qua di ferro e poi ci rivediamo un attimo. Ok, siamo arrivati all'oro. Raga, sì, pensavo che mi era arrivato un colpo. Mi sono fatto nel frattempo un piccone di pietra perché mi sta finendo effettivamente... Allora, questi qua direi delle valli. Mi sta finendo effettivamente il
il piccone questo qua, e questo per i minerali è essenziale, ragazzi. Quindi se dovessi trovare diamanti o oro, come in questo caso, uso quello, capito? E ho ripreso il secchio d'acqua, quindi adesso faccio, levo tutta sta merda e poi ci rivediamo. Ok, ho trovato degli smeraldi, ragazzi, li facciamo col piccone dovuto, vediamo quanti ce ne droppa. Uno solo, peccato. I polli si possono anche buttare, dato che sono pieno di cibo. E andiamo avanti, ragazzi. Qui stiamo distruggendo tutta la lava. Non so cosa sia successo, ma non c'ho l'audio di gioco, ragazzi. Non ho sentito il creeper alle spalle. Io non capisco come un creeper mi abbia one-shottato tutta la vita. Probabilmente erano un paio di creeper alle spalle. Oh, merda. E come ritrovo io sto che... Cazzo. Avevo la peggio roba, raga, avevo la peggio roba. Avevo trovato le barbabietole, avevo una svaria di binari. Oh merda, oh merda, oh merda. Oh merda, non lo ritroverò mai. Ma mai nella vita. Parte missione impossibile. Oh mio Dio, ridammi tutto. No, 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 zombie di merda, vai a farti... benedire la famiglia, vai a farti benedire la famiglia, vai a farti benedire la famiglia, vai a farti benedire la famiglia. Posto infernale di merda. Meno male che era una cazzata ritrovarlo, perché ero sceso al secondo mob spawn e quindi eravamo sotto al pilastrone. Allora mettiamo questa, mettiamoci questo, questo, questo. Oh merda, via da qua. Qualcosa sarà cascata nella lava, ma ho ritrovato però tutto. Mo vediamo un attimo. Oh, levati dal cazzo. Ok, non senza audio di gioco non ci giocherò mai più, ragazzi, perché è tipo strapericoloso. Allora, abbiamo ritrovato i pantaloni, li ho persi. Non ce li ho. Però ci abbiamo quasi tutto, sì, semi, smeraldo, il ferro 64 stack solo, merda. Era di più il ferro. Vabbè. Oh, i pantaloni, e chi lì? Belli i pantaloni, vieni qua, oh. Pantalon, pantalon. Qualcosa forse sarà andata distrutta, boh. Non è che tipo esplosa. Ma sta cosa mo' mi ha messo il terrore, mi ha messo. Cioè io devo andarmene da qua. Perché se rimoro so cazzi, se rimoro so cazzi. Non stacca da 64 solo de ferro. Ce n'avevo un altro iniziato quasi finito, cavolo. Vabbè. Non me posso lamentare, ca. Non so manco come cazzo ho fatto a tornare in tempo, perché era facile. Mi ricordavo perfettamente di essere sceso al secondo mob spawner e il pilastro stava proprio sotto il primo. Tre del pezzo, ragazzi, perché sto episodio sennò viene troppo lungo, porco due, non mi regolo mai questi episodi di merda. Vabbè, lo speciale Halloween, ragazzi, se viene più di mezz'ora ci avete da che guardare Halloween, anche perché il pezzo figa alla fine, quindi... Volevo finirlo di vedere sto canyon, tanto per vedere che c'era, e infatti vedi, c'è la bislazzoli, poi finisce. Volevo, in realtà volevo qualche diamante, dato che volevo riparare qualcosa, ma ho finito le torce, quindi dove forza andammene. Se no qui mi rimmazzano 100%, guarda. Allora, il mio piccone, ah, eccolo, uff, questo piccone è importantissimo da ritrovare, ragazzi, con fortuna 3. Guarda, i bislazzoli, bam! Allora, a sto punto... Ho riperso di nuovo l'esperienza, fanculo però... E niente, raga, qui ci stanno grotte da esplorare. Cos'è lì? Ah, quello è un Enderman. Oh, merda. Però me ne devo andare, raga. Me ne devo andare perché ci sto... What the fuck? Oh, mate, ce l'hai con me, nigga? Boom, boom. Oh, quella è una freccia, quella è una freccia, quella è una freccia. Cosa? 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 Ma che c'ha? L'arco incantato? Dio, Dio, ma... Porca di quel porco, no? Ma che cazzo è sto posto? Me ne devo per forza andare. Veloce pure. Veloce pure. Dove sta quel verso? Oh, l'Enderman. No, no, dimmi che non l'ho guardato. Dimmi che non l'ho guardato. Via da qua, via da qua, via da qua. Dobbiamo risalire, raga. Ok, ragazzi, siamo fuori. Non so se guardammo ancora in giro qua, ma... Non mi sembra il caso, qui ho lasciato del ferro, lo faccio perché ne ho perso un po' e ci servirà in futuro. Ma avete detto di non fare la farm di slime, perché non mi serve, perché il bug delle ferrovie infinite, della farm di ferrovie infinite non c'è più in questa versione, non c'è più dalla 1.8 e noi siamo in 1.9.4 e è una versione che devo aggiornare, ragazzi, ditemi se è possibile aggiornare il mondo, non si dovrebbe perdere niente in realtà.
Semplicemente dove ho già visto non ci compare niente, però nel senso mi aggiorna le novità, tipo volevo mettergli gli orsi, era figo. I conigli ci sono a questa versione, me l'avete detto nei commenti, e quindi forse farò anche una farm di conigli. Allora, vediamo. Forse c'è ancora qualche posticino che non ho visto. Vabbè, raga, molto semplicemente, zona tranquilla. Salgo qua. Perché quell'acqua per risalire da quello lì dove sta il ragno è troppo alta. Sono handicappata a salire sui. What? Ma. Questo non l'ho visto mai. What the fuck? Tutto buio, qua non ci sono mai stato. Ma scopro cose, che palle, non si finisce più. Finite torce, l'ultime due. L'ultime due, ok, non c'è un cazzo. What? Qui se andava dritto, guardate qua a sinistra e a destra. Ma porca di quella puttana Eva, oh. Sì, ma io non ho le torce, raga, io non ho le torce e questo è un problema. Senti, facciamo così. Ma vaffanculo. Zombie di merda. Maledetto, maledetto spawner di ragni del cazzo, l'ho distrutto ragazzi, ma loro mi stanno a distruggere a me. Poi qua sono circondato in pratica. Che palle, tutti sta gente di merda. Oh, oh merda, oh merda, oh merda, oh merda, oh merda, oh merda. Oh merda, oh merda, oh merda. Figli di puttana. Oh, e fino a qua mi segui, allevati dal cazzo. Guarda sti bastardi quanti so, guarda lì! Ma c'è sta un altro mob spawner lì dietro! Oh, vabbè raga, non posso, non posso. Cioè non posso proprio fronteggiarli, raga. Non posso perché non c'ho pure la spada, mi sta a finì, cazzo. Continuano a spawnare, raga, sono una svaria, hanno ucciso tipo una. Troppi. Cos'è? Cos'è? Ma chi mi ha hittato? Porco di quel porco, aspetta, chiudo là, chiudo perché mi hanno cacato il cazzo, sinceramente. Vaffanculo, coglione. Ma perché qua se prosegue vado a vedere qui, ma poi me ne esco, raga. Cioè, non sto in condizioni di affrontare tutta sta roba. Non mi sta a finire tutto, mi sta a finire. È un'ora che sto qua. Alec non se ne va senza combattere. Voglio vedere che c'è alla fine di ste cazzo di ragnatele. Prima c'era un baule e siamo scesi in un canyon. Ecco, se continua. Tanto questo, ragazzi, abbiamo detto doppio episodio ormai. E questo qui chiudiamo le miniere speciale Halloween e poi andiamo a costruire nel prossimo episodio alle 7 di sera, ragazzi, uscirà, andiamo a costruire la farm di zucche. Doppio episodio speciale e infatti lo sapevo, me lo andà per questo. Vaffanculo però, pensavo qualcosa di meglio, che so ste cagate. Le torce ci servono. A questo punto abbiamo tutto, raga, abbiamo proprio tutto senza proprio discriminazione. Ok, qua che minchia è, oh. Qua si continuava, vediamo qua. Oh la Madonna, ancora. Ancora, ancora tu, ma non dovevamo vederci più. Stanno altri spawner, non me dio. Comunque, boh, che palle questi cosi. Oh. Io no, quanti ne ho trovati? Tipo una svaria di questi spawner, ragazzi. Tipo una svaria. Ste miniere abbandonate erano tipo enormi. Penso i più grossi che ho mai incontrato. Sto cazzo di pipistrello fa piedi curvi. Ah, il modo dovrebbe essere veramente finita, raga. Cioè, non. Basta, cioè, basta proprio, mi sono rotti i coglioni proprio. Risaliamo da qua, si fa uno storo e via. Sto ferro e via. Ok. Allora, però per risalire non posso usare il piccone. Meno male, c'è quello di pietra, va. Ok, ragazzi, sono risalito e. Boh, non so dove cazzo stiamo, porco giù. Oh, il pillar. Cazzo, sta. Ah, beh, ma stavamo vicino, c'è ragione, eravamo poco salito sopra. Allora, andiamo a vedere, spuntiamo a prendere direttamente tutta la roba che sta nella box. Tanto mi sembra che si è fatta appena giorno, perché quando sono uscito era tipo chiaro, scuro, e mo si sta schiarì, quindi si è appena fatto giorno, quindi culo. Ok, questa è la box, vediamo un po'. Abbiamo trovato veramente tanta roba e siamo stati pure abbastanza fortunati, sinceramente, a ritrovare quella roba quando sono morto, perché mi sono rischiata veramente tanta. Tanto, questi qui si possono prendere tranquillamente. Il carbone un po' qua si mette. Qui che ci posso lasciare? Che non posso venire mai più a dopo. Ah, pietra, tanto ne ho presa poca di pietra. Mi serviva una cifra di pietra, ma ne ho presa veramente poca. Il ferro mi ha fatto due stack da 64 alla fine. E se le mi serve, questo si può posare tranquillamente. La carne morta pure, le frecce pure.
tutta sta cosa non ci serve, diciamo già non stacca da 64 che basta avanza, il pane si può posare, il legno si può posare, i vitelli si piano, si viene libero, il disco musicale, carbone, poi a sto punto ragazzi abbiamo uno stack da 64 di pietra e il resto lo lasciamo qua e se ci ripassiamo la prendiamo, serve un cazzo sta roba. E mo si torna in base raga. Ok ragazzi, siamo tornati in base, andiamo a posare la roba. Sì, diciamo che andiamo a posare la, prima di tutto la roba in magazzino, mettiamo a cuocere un po' di cose, tanto abbiamo carbone all'infinito e abbiamo ripegnato un bel po' di roba. Volevo un po' di diamanti per riparare un po' di item, ma non c'è andata bene. Allora, abbiamo uno smeraldo, wow. Poi abbiamo, dobbiamo mettere a cuocere un botto di roba. Ora la metto a cuocere, poi il restante carbone lo andiamo a posare tutto. Perfetto così, e c'è un po' di ferro già fatto, lo posiamo. Ok, adesso andiamo su, andiamo a posare diverse cose qua. Poi posiamo i semi di zucca, di anguria e di barbabietola. What the fuck? Barbabietola non la conoscevo proprio. La, voglio vedere che cazzo è i semi di barbabietola, che cosa è. Poi poso pure tutti sti binari che ci torneranno parecchio utili quando dovremmo fare quello che dobbiamo fare. Questa pietra me la tengo in mano dato che c'ho solo questa. Poso tutte queste stringhe, i lapislazzuli vado a mettere giù e mille d'oro, tanta roba. Ok ragazzi, io direi che l'episodio si può chiudere qui. È stata la seconda parte delle miniere abbandonate, abbiamo trovato altra parecchia roba, siamo di nuovo morti, abbiamo rischiato tantissimo, tantissimo, non so nemmeno io come ho fatto in tempo, fortunatamente non m'ero, cioè sapevo dove trovarla, se no non avrei mai e poi mai fatto in tempo, gli slazzoli pochi, toccherà tornare a farmare un po' di diamanti, perché qua abbiamo il piccone che sta per distruggersi, velocità attacco 1,2 danni. 5 per colpo. E niente ragazzi, spero che l'episodio vi sia piaciuto, lasciate un bel pollicione e ricordate soprattutto di iscrivervi al canale e che alle 7 ci sarà un secondo episodio in cui andremo a costruire una farm di zucche a forma di zucca. Ci vorrà qualcosa di arancione, penserò io adesso off camera a procurarmi quello che mi serve per poi poter fare l'episodio. Detto questo, da Alec è tutto, ci vediamo alle 7 con il secondo episodio della giornata. Buon Halloween.